Adesso faremo dei dolcini con la nostra zuccata, con la nostra cucuzzata che abbiamo fatto stamattina, ragazzi. Allora, tagliamo una striscia di pasta. Ecco, così ci mettiamo un po' di zucchine. Prendici un altro cucchiaino alla mamma, così te la fai scivolare. Ecco, guardate la consistenza di questa cucuzzata, ragazzi. E questa qua è quella che ne è rimasta mezzo vasetto. E sono molto curioso di vedere come viene con la nostra cosa qui, come si chiama, con la sfoglia. Ecco, adesso lo chiudiamo, facciamo una specie di cazzatelle, di fagottini. Ecco, così. Poi questi li mettiamo dentro il forno, così, e ce li mangeremo, ragazzi. Stasera abbiamo anche dolce, fagottini di cucuzzata con la pasta sfoglia internazionale. Poi li mettiamo in una teglia con della carta forno, di sopra le pennelleremo con un po' di uovo, con il latte, vediamo, adesso vediamo, e poi li mettiamo al forno. Giusto, giusto, che si dorano, belle dorate, e andiamo a fare la prova della sale. Per fare un pochettino la... per fare dorare i nostri dolci, prendiamo un uovo, andiamo a sbattere, ci mettiamo un pochettino di latte. Sì. E lo facciamo così. A dopo. Bene, ci mettiamo un po' di questa chiara d'uovo fatta con un po' di latte. Ci mettiamo di sopra così. Da tutte le parti, e ci vediamo alla prova dell'assaggio. Lo andiamo a mettere nel forno e li facciamo stare qui dentro per una, non so, 15-20 minuti. Appena vedete che si dorano, siamo pronti per la prova dell'assaggio. Ciao! Dopo 15 minuti, guardate che bellezza, i nostri fagottini sono pronti. Attenzione, ragazzi! Guardate che bellezza, fagottini con la cucuzzata che abbiamo fatto oggi. Adesso facciamo la prova dell'assaggio, com'è com'è international. Che bontà, ragazzi, che bontà. Allora, il video della cucuzzata, che è una specie di marmellata, ma è una conserva per fare dolci, la trovate sul mio video, ragazzi. E anche questo saccottino. Caldo caldo. La rivoluzione di Gesù è arrivata soprattutto da Roma, che è vestito. Saluta. Questo è un ortugole con le piacendine. Questo è un giallo paglianino che me lo bevo in un tortino. Provate le mie ricette, ragazzi, non ve ne pentirete.